Cos'è esattamente che devo fare? Mica te. Ah. Però. Buongiorno. O buonasera a tutti. E benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in stile pin up. Tutti e due. Perché faremo la presentazione di un Mercedes di un Mercedes SL 230 Pagoda degli anni 60. Aspetta. Beh, non vi tratteniamo di più e... Sigla! Questo è un Mercedes SL 230 degli anni 60. L'abbiamo restaurato completamente. Abbiamo rifatto veramente tutto. E modificato per renderlo un modello comfort. Tutte le modifiche che sono state fatte per comodità e non per bellezza. Abbiamo cercato di far diventare un modello vecchio un qualcosa di più moderno, un qualcosa di più comodo per i viaggi lunghi, per quelle piccole cose che dici manca. Quest'auto non solo è stata riverniciata con un colore sempre Mercedes dell'epoca, ma rimodernizzato, ma è anche stato rifatto completamente il motore, ripulito, lucidato, riverniciato, tutto a nuovo. Anche gli interni sono stati completamente rimessi a nuovo, insieme alla moquette e alla pelle. Il cruscotto è stato rifatto completamente ed è stata aggiunta una qualche modifica, come l'aria condizionata, volante della Nardi, autoradio moderna, quindi c'è anche la possibilità di utilizzare la chiavetta USB e un design retro. Il cielo che è stato completamente rimbottito e reso sportivo, la console con i vari comandi per tutte quelle piccole chicche che abbiamo aggiunto. Tra queste chicche abbiamo il porgicintura, che è molto utile perché essendo molto indietro l'attacco della cintura tu fai fatica a raggiungerla con le mani, che poi una volta presa la cintura e agganciata ritorna al suo posto. Un'altra chicca e comodità è il tetto apribile, che è l'unica macchina al mondo ad avere l'hardtop col tettuccio apribile elettronicamente. E con questo tastino abbassiamo la targa, che una volta che si è acceso il LED si apre la targa e sotto c'è il bocchettone della benzina. Che è venuta giù e può tornare su. In questa parte dell'hardtop abbiamo deciso di chiudere completamente
il punto dove c'era il vetro per metterci questo pezzo di lamiera con il dettaglio del Mercedes, del simbolo Mercedes che si illumina con LED blu e rossi. Bene, speriamo che questo video vi sia piaciuto, lasciate un commento se vi va, un mi piace se vi va, altrimenti fate un po' quel cavolo che vi pare. Vi ricordiamo di iscrivervi sui nostri social, Facebook Vita Dottor Riparatore, TikTok Vita Dottor Riparatore, Instagram Vita Dottor Riparatore. Che cazzo ho fatto? E se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi. Perché ci sono cose belle qui! Come noi vestiti così. Se avete delle idee scrivetecele qui sotto nei commenti, noi li leggeremo di sicuro. Beh, che dire. Ciao, ciao, sta bene. 64. Beh, fidatevi di noi. Scena stupida fatta. Okay. Grazie a tutti.